Il Consiglio Comunale di Grotte approva la riduzione del 75% delle indennità, pertanto l'indennità mensile del Presidente del Consiglio Antonio Carlisi passa da 1.300 euro mensili a circa 120 euro. Un drastico taglio per il Presidente del Consiglio Antonio Carlisi, visto che lo stesso è dipendente di un ente pubblico e per legge già la fonte ha un taglio del 50% dell'indennità. Con l'approvazione di questi tagli alla politica i gettoni di presenza sia per le sedute del Consiglio Comunale sia per le commissioni elettorali passano da 90 euro a circa 12 euro per gettone di presenza. Tutti i soldi risparmiati, come già anticipato dal Presidente del Consiglio, saranno destinati per scopi specifici. Infatti i consiglieri di minoranza hanno chiesto in seno al Consiglio Comunale di destinare le somme in fondo di solidarietà, una proposta parzialmente accolta dalla maggioranza e dal Presidente Carlisi, specificando che adesso, visto la mancanza di bilancio, non si può attuare ma sarà presa in considerazione non appena sarà deliberato il bilancio preventivo 2013, creando un apposito capitolo di spesa. Durante l'assise consiliare è stato anche approvato il rendiconto di gestione 2012 proposto dall'ufficio finanziario retto dal ragioniere Maria Ortolano. Durante la seduta sono stati altresì nominati i due capigruppo in consiglio, si tratta del consigliere Salvatore Rizzo per la lista di maggioranza Grotte Domani e della consigliera Anna Maria Todaro per il gruppo di minoranza Grotte Libera e Solidale. Al termine del consiglio comunale il sindaco Paolino Fantauzzo ha presentato ai consiglieri la giunta comunale, comunicando altresì le deleghe assegnate ad ognuno di loro. Adesso si attende che il sindaco Paolino Fantauzzo convochi una giunta per procedere alla riduzione delle indennità sua e degli assessori anche del 75%.